118 agenzia regionale unica emergenza ed urgenza, una decisione che è stata calata dall'alto e che non ha avuto il riscontro positivo degli operatori del settore che appunto non sono stati coinvolti, cointeressati nella decisione. Ne parliamo con Mino Borracino, consigliere regionale di Sinistra Italiana Liberi e Uguali. Per noi è importante innanzitutto la stabilizzazione di tutto il personale precario che in questi anni ha lavorato e ha mantenuto e continua a mantenere in piedi un sistema che funziona bene, che ci è riconosciuto anche a livello nazionale come un sistema virtuoso e efficiente. Parliamo di tutti quanti i volontari che nelle varie postazioni danno il loro servizio, offrono il loro servizio con soltanto il rimborso dei buoni pasto, il rimborso chilometrico per gli spostamenti per chi è fuori sede. Parliamo di poche centinaia di euro al mese. Bene, questi volontari continuano a garantire l'efficienza del servizio. Poi parliamo del personale vario, degli assunti, dei dipendenti delle varie associazioni e poi parliamo infine dei medici, di medici che stanno a contratto a tempo determinato, una settantina di medici a livello regionale e di tanti medici che hanno un rapporto di convenzione e non di dipendenza con la ASL. A noi sarebbe piaciuto studiare un'idea differente e non l'agenzia che sa di un carrozzone necessario per creare ulteriori poltrone, ma se questo lo abbiamo detto anche ufficialmente ieri durante un'assemblea molto partecipata avanti ad oltre 50 lavoratori all'interno della CISL provinciale di Taranto, ma se questa scelta porta alla stabilizzazione di questo personale, noi saremo pronti a sostenerla, chiaramente andando ad individuare nell'atto di indirizzo, nelle linee guida soprattutto, oltre che nell'atto aziendale, soprattutto nelle linee guida, la possibilità e tutti quei criteri che possano mettere nelle condizioni tutto il personale che in questi anni ha dato e continua a dare il proprio apporto per mantenere il servizio, di poter passare e transitare all'interno di questa agenzia.